la serata è strutturata in modo che noi dobbiamo assolutamente presentare il nostro progetto di attività, un progetto basato soprattutto sulla crescita dei ragazzi, per fare in modo di avvicinarli sempre di più all'obiettivo, che è quello di avvicinarli sempre di più alla prima squadra. Grandissima soddisfazione, grandissimo lavoro che c'è alle spalle da fare, ma devo dire che abbiamo creato una squadra importante di persone che stanno bene insieme e speriamo di vedere i frutti più avanti, insomma. È un settore giovanile, prevede progetti soprattutto a lungo termine, quindi questo sarebbe una nuova startup, infatti abbiamo definito anno 0.1, perché sulla base di quanto operato l'anno scorso a Camilago Fanfulla nel settore giovanile riportiamo gli stessi concetti per cercare di aggiungere una nuova stagione in cui gli obiettivi sono sempre gli stessi, che è quella della la valorizzazione del nostro patrimonio nell'ottica e nella speranza che possano crescere il più possibile e diventare dei prospetti importanti per la nostra prima squadra o ancora di più per realtà ancora più anche professionistiche. È la forza di questa struttura e questa società che ha messo insieme, diciamo, primissime scelte nel campo dell'insegnamento sportivo a livello giovanile. Quindi abbiamo sicuramente uno staff di allenatori che sposa un certo principio, un certo metodo, quindi un gruppo affiatato. È chiaro che la base poi primaria è determinata dal valore dei giocatori. È chiaro che adesso su queste premesse il lavoro quotidiano e il divertimento, soprattutto perché il nostro metodo si basa fondamentalmente sul gioco e sul senso di appartenenza a questa realtà, adesso il lavoro quotidiano deve fare la differenza per poter permettere a ciascuno di tirar fuori il massimo del proprio potenziale. Ma è da 2 anni che siamo fidanzati con il Camilago Fanfulla, è un onore, un piacere, un impegno per la nostra banca, che vuole essere una banca del territorio. Per questo si è impegnata con la squadra calcistica che è la più rappresentativa del territorio. Sicuramente speriamo per entrambi che il connubio prosegua felicemente come sta andando avanti, e con questo porgo da parte della banca e di tutti gli odigiani un augurio per le squadre giovanili in primis e per la prima squadra. Ma da quando abbiamo iniziato questa avventura la Banca Popolare di Lodi crede nel nostro progetto e ci sta dando una mano. Insomma, è importante per noi avere un istituto di credito dove qualche appoggio ce lo dà, poi stasera qui nell'auditorium ci dà questa possibilità di presentare tutto il nostro settore giovanile, perciò è buona cosa, diciamo. Penso che non nasconda nessuno che il settore giovanile è la cosa più importante di una società, quella che permette di crescere tanti ragazzi che un domani possono essere destinati alla prima squadra o anche magari chi è più bravo ad andare in categorie superiori. Tanto attesi, però ho fiducia in questa squadra, perché sinceramente a me, cioè, persino i pareggi, però abbiamo visto le partite, ci mancava quel pizzico di fortuna in più per cercare di chiudere la partita, però adesso ho visto la squadra che sta lavorando bene, l'allenatore che c'è una bella grinta, perciò penso che qualche cosa di positivo lo facciamo quest'anno, anche quest'anno. La Tavolaccia, pizzeria, ristorante. La Tavolaccia, cucina tipica pugliese. La Tavolaccia, qualità e cortesia. Viale Milano 18, Lodi, 0371 417 252.